Dario non sa mai quello che facciamo e io leggo dei libri di quelli che si trovano in libreria e che si vedono all'università. Madame Bovary, La Traviata delle Camelie, La Traviata, Don Chisciotte, Manzoni e quant'altro. In questo caso l'ultimo canto dell'Odissea. Pensa come e siamo. Lui, a questo preso facciamo. Per un pretesto qualsiasi dalla strada, deve seguire questo corso, perché altrimenti se non lo segue non si riqualifica e Franceschini non gli annulla tutti gli spettacoli, che anche non, perché non c'ho già più. Le risorse dell'Europa le danno se Franceschini fa un piano di recupero sulla cultura che implica il fatto che i comici televisivi debbano diventare un po' più colti. Questo lo fa per ricattarmi vergognosamente, quindi mi mette in questa condizione, non posso dire di no, mi tocca stare a sentire tutte queste cose che racconta, che una volta sentivamo a scuola, noiosi da morire, raccontate da lui, sono un po' meglio perché è un poeta morente anche Davide. Più che altro, capito, è perché diciamo i saperi tradizionali sono considerati in genere delle cose molto noiose, molto e allora lui, messo a fronte di queste cose, reagisce, deve reagire, vediamo davvero che reazione creano ancora opere come l'Odissea o come Madame Bovary, perché lui davvero non le conosce. Tutti buoni a leggere qua. Ah, non leggere che è difficile. No, è difficile non leggere e rimanere dentro un contesto, dentro un codice, come il defunto Maradona insegnava. Tutti rimaneva buoni a fare gli intellettuali con i libri degli altri. Esatto. No, cioè devi imparare a giocare a pallone, ma imparare gli schemi, ma per tradirli, per rimanendo un'altra cosa. È finito di cazzare. E noi ti abbiamo fatto rimanere questa cosa, con molta fatica. E citeremo l'ultimo canto dell'Odissea. Quando è che smette da... L'ultimo canto dell'Odissea, dove c'è Dolio. Quindi c'è quello che sghigia. Esattamente.